È giunto l'ora dell'ultimo intervento, quello di Serena Tamo. Allora, io leggo, autrice del libro Alla ricerca del sé perduto. Sono un amante dei libri e della conoscenza e per questo mi piace parlare di me come una libera ricercatrice. Nessuna verità assoluta mi appartiene, questa è una cosa che mi piace molto, e sono una viandante in cammino. Il tema, la differenza tra la spiritualità e la religione e l'esoterismo dei Vangeli. Passo la parola a Serena Tamo. Grazie, grazie a tutti quanti, grazie a Luigi, grazie a Enrico ovviamente di avermi invitato e ringrazio tutti voi di essere qua oggi. Allora, l'argomento, grazie anche per l'introduzione ovviamente, l'argomento che tratto è un argomento che mi sta particolarmente a cuore ed è un po' il proseguo di quello che ha detto Giuseppe poco fa. Allora, noi non abbiamo chiaro cos'è effettivamente la religione e cos'è effettivamente la spiritualità. E inizialmente queste due cose combaciavano, erano la stessa identica cosa. Il problema è stato poi successivamente quando, ovviamente per tutta una situazione di dualità, si sono create delle confusioni. Chiamiamole così. Ma inizialmente religione e spiritualità, ripeto, erano la stessa identica cosa. E lo scopo finale è quello di arrivare di nuovo ad un unicum, che è, io lo definirò per comodità comunque di nuovo religione, cioè spiritualità e religione insieme lo prenderò come termine religione. Ma religione perché comunque deriva dal termine, cioè rilegare, ritornare all'uno, riunire. E il problema è sempre quando una parola viene utilizzata nella sua vibrazione bassa, si chiama in esoterismo, viene chiamata l'ottava bassa di vibrazione, che per chi conosce la musica ovviamente comprende perfettamente. Perché ogni parola può essere intesa all'ottava bassa o all'ottava alta. Quindi, quando la religione è intesa all'ottava bassa, allora torniamo a quello che dicevamo prima, che ovviamente la religione è nata per un po' aggregare le masse di una zona che però vanno a dividersi dagli altri popoli. Quindi alla fine lo scopo è di unire, ma per andare contro qualcun altro. E quindi non va più bene, cioè perde il significato dell'ottava alta che invece è l'unione, il ritorno all'uno o come diciamo noi cristiani, il ritorno alla casa del padre, un po' il percorso che fa il figlio il prodigo quando esce dalla casa del padre per andare a sperimentare nel mondo e poi ritorna ricco di esperienza, ritorna a casa. Questo è quello che facciamo noi quando ci incarniamo. Praticamente ci stacchiamo dalla casa del padre, facciamo tutto il nostro percorso di caduta nella materia, finché arriviamo al punto in cui nella parabola si dice non mangiavo neanche quello che davo da mangiare ai porci. E da lì decide di ritornare su. Allora, cado completamente nella materia, perdo la mia identità a favore di una identificazione con le credenze e con quello che mi viene detto dal mondo esterno. Capisco, arrivo a toccare il fondo, quindi capisco che non è questa la realtà, cioè questo non sono io, e faccio tutto un percorso di ritorno alla casa del padre. Quindi di
sperimentazione mia propria e di ricostruzione di quella che è la mia identità. Ecco perché nel momento in cui il figlio il prodigo ritorna alla casa del padre viene fatta festa. Ma perché viene fatta festa? Perché quella persona ha capito tramite la sperimentazione personale. Non crede, ma ha sviluppato fiducia. E adesso vedremo anche la differenza tra l'una e l'altra. Quindi, scusa, sì, una cosa tecnica. Prego. Se lo lasciamo staccato. No, perché si scarica subito la batteria. C'è un po' di interferenza. Ah, ok. Vabbè, casomai se. No, perché ho già la batteria scarica. Non si riesce a metterlo nell'altro? Provo a cambiarlo, si cambia per prova. No, è uguale. Vabbè, vai avanti, non ti preoccupare. Vediamo. No, non cambia niente, sto allontanando. Ah no, non si muove questo? Ah no, è fisso. Ok. Prego. Ecco, grazie intanto. Adesso magari quando ho finito magari lo stacco. Allora, torniamo al discorso di qual è la differenza tra religione e spiritualità. La religione ti porta ad una identificazione. Identificazione significa mi viene detto qualcosa, io ci credo e divento esattamente quella cosa. La spiritualità ci riporta alla nostra identità, cioè chi sono io effettivamente nella mia essenza e ritrovo quel famoso sé superiore di cui parlava anche prima Giuseppe. E da questo sé superiore io mi comporto esattamente nella mia vita realizzando me stesso. La religione prevede un Dio esterno, è un Dio esterno, è un Dio a cui io non posso andare assolutamente contro, è un Dio, a volte abbiamo visto anche descritto, noi parliamo di Bibbia perché è il testo ovviamente bene o male in cui la maggior parte delle persone viene condizionata appunto da quello che c'è scritto nella Bibbia o da quello che o dalle traduzioni che ne vengono fatte. È un Dio che spesso dà il castigo, mentre nella spiritualità io ricerco la divinità che è in me, io riscopro la deità che sono, perché noi siamo creatori della nostra realtà. E lo facciamo in base a quelle che sono le vibrazioni che noi stessi siamo. Prima Giuseppe ha nominato la legge di attrazione. Io non attraggo quello che voglio, io attraggo ciò che sono. Allora, io, avendo questo potere creante, posso modificare la mia vibrazione e attirarmi, perché legge di attrazione, attirarmi persone, situazioni, oggetti, eventi che vibrano come me. Voglio sapere com'è la mia realtà. La mia realtà è la vibrazione che io sto emettendo nell'universo in questo momento. Non ieri, un mese fa, 10 anni fa, oppure fra un anno, fra 10 anni. Adesso. La mia vita mi piace, perfetto, potenzio questa cosa, non mi piace, devo cambiare la mia vibrazione, io devo cambiare. In una religione, nella religione noi diamo la responsabilità della nostra vita all'esterno, tutto ciò che succede l'ha deciso lui, perché? Tutto ciò che mi succede lo decido io. Consciamente o inconsciamente, perché ricordiamoci che tante volte io mi sento dire ma io non ho deciso di avere questa sofferenza. Sono d'accordo, consciamente non l'hai deciso, inconsciamente te lo sei attratto, ed essendo che l'inconscio è il 95% delle nostre decisioni, è difficile capire il perché l'abbiamo fatto effettivamente. Perché non ci conosciamo abbastanza, non siamo educati a conoscerci davvero. La spiritualità ci porta a questo, la spiritualità è sperimenta tu di persona per capire chi sei. Basta ascoltare quello che ti dicono gli altri e basta, e crederci. Ascolta
e sperimenta se ti risuona. Nella religione io do il mio autos in mano ad un Dio esterno, mentre nella spiritualità io mi riprendo il mio autos. Cos'è l'autos? L'autos è l'idea che io ho di me. Riprendo me stessa. Nella spiritualità io sono io. Ecco perché l'ideale è che queste due, che religione e spiritualità, ritornino ad essere un unicum. Cioè, io sono io. Non sono quello che mi dicono gli altri che devo fare, che devo essere, come mi devo comportare, eccetera. È fondamentale questa cosa. Un'altra cosa importante di distinzione tra religione e spiritualità è che nella religione c'è un castigo per il peccato. Nella spiritualità c'è una punizione. E uno dice, beh, che differenza fa? Fondamentale, cioè è uno l'opposto dell'altro. Innanzitutto il peccato nella religione è qualcosa che io faccio, che prevede un errore che io faccio, che prevede una sentenza e quindi un castigo. La sentenza non si può modificare, cioè tu sarai cattivo per tutta la vita. Quindi tu meriti di essere trattato così per tutta la vita. Nella spiritualità il peccato è un errore. E l'errore cos'è? L'ottava bassa della scoperta. Ho capito che devo fare diversamente. Perfetto. Però l'errore l'ho fatto. Consciamente o inconsciamente, l'errore l'ho fatto. Quindi cosa succede? C'è una punizione. Punizione significa purificazione. Questo significa punizione, l'etimologia è quella. Quindi ho fatto un errore, lo correggo, punto. Ma senza essere additata tutta la vita come una persona cattiva. Chiunque può fare errori, siamo qua apposta. Sapete cosa significa pianeta? Pianeta significa errante, cioè qualcosa che erra. Errare in che senso? Nelle due eccezioni, errare nel senso che non ho una meta, non mi conosco, non so cos'è. E nella religione sono gli altri che ti dicono qual è la tua meta. Nella spiritualità sono io che ricerco la mia missione sulla terra. E anche errare in che senso? Siamo qua perché noi evolviamo per prova ed errore. Ma errore non è un peccato, errore è scoprire. Perché? Chi è che non fa errori? Chi non fa niente. Ma se io non faccio niente non evolvo, perché evolvere per definizione vuol dire creare un movimento. Sono situazioni molto importanti. Nella religione ti dico io cosa devi fare. Perché tu devi rispettare quello che diceva prima anche Giuseppe, le regole che io Dio decido. Perché tu devi sottostare a me. Nella spiritualità non c'è uno sopra e uno sotto. Siamo tutti allo stesso livello. Ma non perché siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Abbiamo ognuno il nostro percorso da fare. E nessuno di questo percorso è giudicabile. Infatti, nella religione c'è la pietà, e nella spiritualità c'è la compassione. La pietà è: io sono superiore a te, mi fai pena, mi fai pena, ma io sono superiore a te, sono più figo di te. Nella spiritualità c'è la compassione, comprendo il tuo percorso e tu comprendi il mio. Possiamo aiutarci se vogliamo, attenzione, non è che ce lo dobbiamo imporre. Se vogliamo ci aiutiamo, altrimenti ognuno fa il suo percorso. Ognuno di noi è qua per sviluppare determinati talenti. I miei sono diversi da quelli di Luigi o di Enrico o di Giuseppe. Sono diversi. Quindi il mio percorso non è giudicabile rispetto a quello degli altri. Infatti, sette specchi esseni, visto che si parla ovviamente di Gesù che sembra facesse parte
degli esseni, questi guaritori di cui parlava poco fa anche Giuseppe, che lui dava delle indicazioni proprio di guarigione, secondo le terapie essene vere, vere e proprie. Il settimo specchio esseno ci dice che nessuno si deve paragonare alla vita degli altri. Cioè, non è che tutti dobbiamo essere maratoneti nella vita, non è che tutti dobbiamo essere architetti. Ognuno ha il suo modo per sviluppare la propria identità. Io lo posso fare con... io per esempio seguo la... lo sciamanesimo o Ho'oponopono, che è una tecnica, una filosofia, e come piace di più, sciamanica hawaiana. E qualcuno lo fa con il messaggio cristico, qualcuno col messaggio del Buddha, qualcuno con l'ateismo puro. Vanno bene tutti. Io faccio con la meditazione, io facendo attività fisica, io disegnando. Vanno bene tutte, nessuno è, non ce n'è uno migliore e uno peggiore, è quello che risuona a me. Questo è il percorso spirituale, che poi, ripeto, si può mettere anche in una religione, ma quando la religione ritornerà ad essere utilizzata nell'ottava alta, cioè nel vero percorso della persona. Un'altra cosa che noi vediamo spesso nelle religioni è proprio instillare la paura. Cioè, prima Giuseppe ha detto proprio di questo Dio che viene giù e crea terrore. E noi abbiamo una paura. Io sono cresciuta da cristiano cattolica, lo sono tuttora. Io in famiglia ho un prete, un frate, cioè ho comunque delle persone che fanno parte del clero, quindi nella mia famiglia c'è proprio una forte spinta verso il cattolicesimo. Ma perché io devo avere terrore di un Dio? Che se non faccio quello mi prendo un castigo e sto all'inferno per l'eternità? Ma che discorso è questo? È perché così facendo si controllano le persone, si controllano le masse e si veicola la vita quotidiana, e non solo la vita quotidiana. Perché se mi permetti, la chiusura del terzo occhio che ti dicevo questa mattina, oppure mea culpa, mea grandissima colpa. Chiedo scusa. Colpa di che cosa? Infatti, adesso arriviamo anche a questo discorso che ti ringrazio tantissimo, Luigi, anche quello del discorso del segno della croce, e poi vediamo il vero significato, il simbolico significato del segno della croce, insomma, poi sapete la verità assoluta. Cioè io avevo il terrore ad andare a catechismo. Ho visto un sacerdote menare i miei compagni di catechismo. Cioè, ho fatto la prima comunione con il terrore di fare degli sbagli. Cioè, ho vissuto con il terrore. Esatto, ma perché la religione instilla nella persona proprio il terrore, la paura. Ma perché io devo avere paura quando invece la religione dovrebbe nascere proprio e dovrebbe insegnare proprio il mio percorso verso la liberazione? E invece io devo vivere nel terrore. Infatti la spiritualità sviluppa invece il coraggio. Coraggio. Da cor cordis, azione del cuore. Cioè io devo avere il coraggio di essere me stessa, devo partire io devo essere me stesso, non devo aspettare che siano gli altri a dirmi cosa fare. Cos'è che sono venuto a fare qua? Devo sviluppare i miei talenti, non devo essere un automa che condizionato dagli altri, che sia la religione, la famiglia, la scuola, il lavoro, la società, eccetera, eccetera. Oggi io parlo ovviamente di religione perché l'argomento è quello, ma lo stesso concetto può essere messo in qualsiasi campo. Infatti cosa fa la religione? C'è un paradiso dopo c'è il paradiso, a patto che tu soffri qua. Scusa. Cos'è sta storia? Cioè io devo soffrire qua per avere il paradiso di là? No, non funziona così.
Perché nel momento in cui io lascio il corpo fisico, di là ricomincio da dove sono rimasta, se qua stavo soffrendo, di là ricomincio con la sofferenza. Perché Salvatore Brizzi, che io ho seguito per parecchio tempo, lui dice una frase molto bella, che a me è piaciuta tantissimo. Non è che la morte è un corso accelerato di illuminazione. Cioè, quando tu muori, di là ricominci dal livello dove sei rimasto di qua. È come dire, non è che se io in terza media avevo 4 in matematica, il primo giorno delle superiori ho 10. E riprendo dal livello in cui ho finito la terza media. Dobbiamo comprendere paradiso, purgatorio, inferno sono qua. Noi viviamo qui e ora, qui e ora, ce lo dicono tutti, ce lo dice il Vangelo stesso, qui e ora, adesso, non dopo. È quello che noi facciamo qui e ora che crea il nostro divenire. Ma qui e ora, adesso, i latini dicevano hic et nunc. Cioè, dobbiamo smetterla di pensare a domani, vivere con quest'ansia. O, come diceva poco fa Luigi, io avevo paura, ma perché devo vivere nella paura? Cioè, basta, è ora di finirla con sta storia. Però ricordatevi che il coraggio parte da ognuno di noi. Non è che dobbiamo aspettare che gli altri non ci instillino più terrore per avere il coraggio. Non è quello. Io devo partire. Io sono io. Nella religione abbiamo una morte e una rinascita. Nella spiritualità c'è una ciclicità della vita. Ed è molto interessante, perché morte e rinascita prevede un tempo lineare. Guarda caso, il tempo lineare è stato inventato dagli esseri umani, perché non esiste. A parte che non esiste il tempo, ma qua andremo poi ad addentrarci anche in quella che è la fisica quantistica, piuttosto che... Nella spirituale c'è una ciclicità della vita, cioè io comprendo che quello è un ciclo. E quando io lascio il corpo fisico... non è che finisce tutto lì, perché comunque la natura ci insegna che la decomposizione del mio corpo è comunque vita per qualcun altro. Se noi non crediamo nell'aldilà, comunque è vita per qualcun altro. Quindi non c'è la morte come noi la conosciamo. E in effetti, qualche tempo fa io ho fatto degli studi a livello energetico anche per quello che riguarda le parole. E la vibrazione della morte, se effettivamente fosse come il concetto che ci hanno instillato, dovrebbe avere una vibrazione pari a zero, perché la morte dovrebbe essere l'annullamento di tutto. Invece no. In una scala di Bovis, per chi vuole magari poi andare a ricercarsi, la morte ha un livello 1000 angstrom. L'essere umano che vive tranquillamente in salute va da 6.500 a 7.500 angstrom. Quindi vuol dire che se c'è una vibrazione c'è vita. Cioè, dobbiamo finirla con questi preconcetti che ci condizionano tutta la vita. Poi io, ragazzi, io non sto dicendo la verità assoluta, io vi porto la mia esperienza, quello che mi ha aiutato ad andare avanti e ad essere chi sono oggi, non senza difficoltà prima e non senza difficoltà oggi, ovviamente. Nella religione c'è un amore condizionato. Se tu fai questo, allora. Se tu fai così andrai in paradiso. Se tu fai così allora Dio ti vuole bene. A me viene, se tu fai così Gesù ti vuole bene. Ah, perché se non lo faccio non mi vuole bene? Ma non è quel Dio compassionevole, di amore, di gioia? È perché se o ma? Nella spiritualità c'è il vero amore incondizionato. Ti amo perché esisti, punto. E attenzione, qui c'è un messaggio molto interessante che ci lascia il Vangelo, che è il Nuovo Testamento, che è il vero messaggio cristico. Chiunque sia stato Cristo, perché il messaggio cristico comunque ce l'ha avuto Gesù, ce l'ha avuto Buddha, ce l'ha avuto Shiva, ce l'hanno avuto tantissimi nell'arco dei millenni della storia dell'umanità. Ed è
ama i tuoi nemici e prega per chi ti perseguita. Cosa significa questo? Due situazioni molto importanti, che sono i motivi per cui noi ci incarniamo qua sulla terra, che sono amore incondizionato, non mi interessa quello che fai, io ti amo comunque perché esisti, ok? Poi non è detto che devo stare, avere una relazione con te di qualsiasi tipo, possa essere di amicizia, di lavoro, eccetera, eccetera. Io comunque decido di amarti, comunque. Amore incondizionato. Che è quello che fate per il vostro cane, per il vostro gatto, con cui ci riesce, con loro ci riesce molto bene l'amore incondizionato. Risulta molto difficile con gli esseri umani. E infatti noi dobbiamo portare quel tipo di amore anche verso gli esseri umani. Il secondo, prega per chi ti perseguita, è un messaggio veramente bello, perché significa sviluppo di libero arbitrio. Cioè io non è che ti odio perché tu mi fai del male, perché ci insegnano quello. Legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Ok? No. Comunque sia, io sviluppo il libero arbitrio, decido io cosa fare, non vado di reazione, vado di azione. Porgi l'altra guancia. Cosa vuol dire? Beh, visto che mi hai menato, va, dammene un'altra, perché ci insegnano questo. No, il porgi l'altra guancia è fai un'azione che spiazza l'altro. Perché se uno vi dà una sberla, a voi cosa viene spontaneo fare? Reagire, azione, reazione, e quindi mi viene da darti una sberla, da insultarti, da darti un calcio, eccetera. Ma per reazione, senza che sia la coscienza che interviene. Allora, il porgere l'altra guancia è, io scelgo di fare un'azione per mia libera scelta. Cioè, faccio quell'azione che spiazza l'avversario. Se io ti porgo l'altra guancia dopo che mi hai dato una sberla, cosa fai tu? No, aspetta, cos'è sta storia? Questo è il messaggio del porgi l'altra guancia. Non siate sottomessi, non siate schiavi, ma siate servitori. Vedete come le parole hanno dei significati molto importanti. Sappiate che le religioni, come il sistema economico, politico, eccetera, eccetera, lavora molto sull'etimologia della parola. Lo schiavo è colui che deve sottostare alle regole altrui, deve stare zitto e forse, se ne ho voglia, ti do qualcosa in cambio. Il servitore è colui che per libera scelta si mette alla mercede di una persona, di un ente, eccetera, ma deve ricevere in cambio una controparte. È molto diverso. Quindi, diciamolo in maniera molto semplice, lo schiavo è colui, vediamolo nel mondo del lavoro, che è la cosa più semplice, nel mondo del lavoro lo schiavo è chi è sfruttato nel lavoro. Il servitore è chi riceve il suo stipendio equo. Quindi io, siccome io valgo, e nella spiritualità tu aumenti di valore, io valgo, io mi metto a servizio, perché ricevo la controparte uguale, quella che è il mio valore che do. Nella religione invece tu devi dare e basta e stare zitto, perché Dio decide questo. Per me non è quello Dio, per me Dio siamo tutti noi in egual modo, perché ognuno di noi, Dio chi è? Dio è il creatore del mondo, e siccome io sono dotato di possibilità di creare, allora io sono il creatore. Io sono Dio, ma non vorrei che venisse inteso ovviamente nella maniera cui in una maniera maniaca. Cioè io, perché io posso attrarre quello che voglio, io posso modificare me stesso, posso modificare la mia vibrazione e quindi essere chi voglio essere davvero, la persona per cui mi sono incarnata.
Altra differenza fondamentale tra religione e spiritualità è la credenza o la fiducia, la fede. Cioè, credere significa, uno mi ha detto questo, siccome per me è una persona autorevole, ricordate il discorso dell'autos prima, per me è una persona autorevole, di conseguenza l'esperienza l'ha fatta lui, io ci credo, punto e basta, l'ha detto lui. L'ha detto la TV, l'ha detto il giornale, l'ha detto quella persona in particolare, e quindi si passa da un sistema di imposizioni ad un altro. Nella spiritualità io sviluppo fede e fiducia. Perché? Perché c'è la mia esperienza. Cioè, se uno mi dice una cosa, vado a sperimentarla per capire se è vera per me. Basta credere a quello che dicono gli altri. Cioè, quella è la tua esperienza, ne prendo atto, grazie per averla condivisa con me. E sempre grazie per aver condiviso, perché è solo con la condivisione che noi cresciamo. Ma non è che se quello è vero per una persona è vero anche per me. Guarda un po', verità cosa significa? Verità significa la mia esperienza personale. Vera età, cioè quello che io personalmente ho sperimentato. Infatti esistono tante verità quante sono le persone che vivono in questo mondo. Dimmi. Il 21? Allora, mi suggeriscono una... cos'è questo? Prima lettera. Tessalonicesi. Capitolo 5, versetto 21, per me è un valore molto simbolico. Accertatevi di ogni cosa, attenetevi a ciò che è eccellente, astenetevi da ogni forma di malvagità. Attenetevi a ciò che è eccellente. Cos'è l'eccellenza? È il vostro massimo sviluppo, dei vostri talenti, i vostri, non i talenti degli altri. Accertatevi. Esatto. Sempre comunque. Esatto, quindi accertarsi significa sperimento io di persona cosa è vero per me. Cosa è vero per me? Quindi detto questo, chi è Dio? Ma il Vangelo ci dice una cosa molto importante, che Dio è in ogni dove, in ogni tempo, dappertutto. Dio è in tutto e quindi Dio è io sono parte di Dio, quindi io ho la mia parte divina. Ma guardate che lo dicono i Vangeli, non lo dice Serena. Quindi se il Vangelo è il messaggio cristico, lo sta dicendo lui. Ma questo ce lo insegnano tutte le tradizioni, tutte le filosofie. E poi un'altra cosa bella è che, per esempio, questo messaggio cristico che è all'interno dei Vangeli, che secondo me sono tra i testi più esoterici in assoluto, perché sono molto simbolici, Gesù riusciva a, chiunque fosse ovviamente questo Gesù, riusciva a trasmettere questo messaggio cristico attraverso due modalità, le parabole e le metafore. Perché vengono utilizzate queste due modalità? Perché possono essere comprese a qualsiasi livello di coscienza. E a seconda del livello di coscienza che io ho in quel momento, comprendo chi sono io e da dove devo partire se voglio fare un altro livello di, diciamo così, un upgrade, chiamiamolo con un termine ovviamente molto, molto attuale. Le parabole, appunto, e le metafore sono ciò che viene utilizzato dal maestro per educare le persone, non insegnare, educare. L'insegnamento è quello che io dico è legge, crea un segno, un solco all'interno del quale tu non puoi più uscire. Educare è tirar fuori chi sono io, educere da dentro a fuori. Esterno chi sono io veramente. E le parabole e le metafore educano la persona. Quindi nessuno si mette sopra ad un altro. Io maestro sono di fianco a te. Il maestro vero non è mai davanti o dietro. Il maestro vero è sempre di fianco. Perché si mette di fianco?
perché sono pronto ad accompagnarti, ma il cammino lo fai tu. Se sono davanti io, tu non vedi la strada, e se io sono dietro, non faccio in tempo a darti una mano se tu stai cadendo, se tu stai sbagliando. Se sono di fianco, ti accompagno, però ricordati sempre che sei tu che fai la strada. Io vorrei adesso, se mi permettete, riportare alcuni magari di quelli che sono gli insegnamenti, quindi volevo partire con una parabola molto bella, che è quella del servo infedele, che trovate Luca 16, e commentarla un po' con voi. Diceva anche ai discepoli: c'è un uomo ricco che aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Molto importante questa frase. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò, attenzione cosa succede, una cosa molto strana. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Che uno dice: no, dovrebbe essere il contrario, ma adesso ci arriviamo al perché. Ebbene, io vi dico: procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessuno servo può servire a due padroni, e odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Molto interessante questo passo, perché ci dice come noi possiamo passare dalla colpa alla responsabilità, per esempio. Quindi noi dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni. Cosa ha fatto questo servo infedele? Il servo infedele non ha fatto altro che creare danni al suo padrone. Perché siccome non è stato capace di fare quello che doveva fare, non ha fatto quello per cui era stato pagato, allora ha creato danni al proprio padrone per entrare nelle grazie degli altri. Ma scusate, secondo voi questo non ha una conseguenza? Perché se io sono il titolare di un'azienda, tu vieni licenziato da quell'azienda e vieni a chiedere da lavorare da me, e io ti chiedo: perché sei stato licenziato? E la prima cosa che faccio, prendo il telefono e chiamo il titolare dell'altra azienda e gli dico: perché hai licenziato questo qua? Cioè, io farei così. Allora io mi rivolgo alla persona e gli dico: guarda, se tu sei stato disonesto, col cavolo che vieni a lavorare da me. Ma se chi ti accoglie è quella persona per la quale tu hai creato danni all'altra azienda, beh, è ovvio che ti accoglie, no? Perché tanto a me hai tolto dei debiti, quindi io sono contento. Sì, ma il danno l'ha subito quell'altra persona. Questa è responsabilità. Questo prevede una punizione.
perché bisogna essere anche in grado poi di accettare le conseguenze delle proprie azioni. Quali saranno? Qualcuno diceva, lo scopriremo solo vivendo.